inizi questa challenge davvero fantastica, vi invito ad andare sul canale di Mushki, che a parte che ha il nome simile al mio, quindi è già un top, ma fa rap puro, quindi non trap, ma proprio rap. È molto bravo, bei testi e si merita un po' di spazio in un mio video. Di conseguenza andate, il link lo trovate qui sotto in descrizione, perché è un ragazzo che merita. Ciao a tutti gnaccheri, benvenuti in questo nuovo video, io sono Mushix e oggi stiamo per affrontare una challenge davvero molto figa. Infatti, come potete ben notare, ci sono due applicazioni che si chiamano Indovina lo YouTuber. Le proveremo entrambe e ci metteremo alla prova con le nostre conoscenze sugli YouTuber italiani. Ovviamente lasciate un bel like e condividete questo video, non lo so, arriviamo a 547 like per un prossimo episodio su questa challenge. Ecco, difficilissimo questo ragazzi, proprio irriconoscibile. Ovviamente è Favij e credo che man mano che si va avanti le sfide diventeranno sempre più difficili. Se non erro questa è Sofia Viscardi, giusto? Esattamente. Vabbè, diciamo che hanno solo un leggero filtro tipo cartoon. Bellissimo che per confondere a Stepney hanno messo i vari numeri. Stepney, ecco fatto. Anche il carissimo Stepney. Vabbè, qui a YouTube davvero al momento sono molto 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 semplici. Anche perché, detto sinceramente, è come quando fai così e dici cosa vedi. Cioè, sono riconoscibili, cioè alla massima potenza, e quanto di più semplice esista. Questi ovviamente sono i The Show. E ragazzi, ditemi se sono io che li riconosco molto 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 facilmente, oppure se è realmente una cagata perché c'è, cioè, un leggerissimo filtro. Ovviamente questo è Dexter. Vediamo, beh, questo è in me contro te. Ragazzi, io spero nell'altra applicazione, perché questa fa un po' cagare. O perlomeno non è che fa proprio cacare cacare cacare, è che è troppo troppo semplice. Cioè non c'è la vera e propria challenge, la vera e propria sfida. Magari in quest'altra ci divertiamo molto di più, cioè nel senso c'è più sfida, c'è più suspense, c'è più challenge. Sennò che YouTuber challenge è se non c'è la challenge? Ale, siamo passati da zero sfida a... Chi è? Cioè, cosa dovrei fare? Ok, cliccando sulla casellina ci fa vedere un frame. Ragazzi, io credo di aver capito. Secondo me è di nuovo Favij. Aia. Vuoi vedere che ha messo Favij TV? Sì, ha messo Favij TV. Va bene. Continuiamo. Secondo. Tentiamo sempre di aprire meno quadratini possibili. Questo secondo me è anima, ragazzi. Vediamo se è anima. Anima. Sì, è anima, ragazzi. C'è proprio del sopracciglio, l'ho visto. Aia, no, questo non lo riconosco. Così non lo riconosco. Vediamo di prendere un altro. Ah, ok, sono i Pantellas, perfetto. Beh, raga, questa applicazione già mi piace di più perché c'è un po' di suspense. Ecco, che cacchio mi significa qui come descrizione punto interrogativo? Ok. No, vabbè, questo è impossibile, cioè devo per forza aprirne un altro di quadratino. Aia. Ah, vabbè, dai, cioè, ma italiana per modo di dire. È Marzia, la fidanzata di PewDiePie, che poi in realtà il vero nome dovrebbe essere PewDiePie Marzia. No, più di Marzia? Non mi ricordo come si chiama il canale. Ditemi finora quanto avete totalizzato voi, soprattutto se con un solo quadratino Marzia l'avreste riconosciuto oppure no. Io no. Andiamo con il quadratino centrale. E chi cacchio è con questo filtro oltretutto? No raga, cioè questo proprio non lo conosco. Ma è proprio che non lo conosco io, cioè non è che non... Aspetta, lo apro tutto. Ragazzi, mi dispiace per chi lo segue, ma non so minimamente chi cacchio sia. Ho usato un aiuto e mi ha levato delle lettere, ma non sto comunque capendo. Cioè, devo andare a tentoni. Non è Doc Spot. Manco Doc Stop. Premo con Cod Stop. No, ragazzi, non ho la più pallida idea. Benissimo, raga, siccome non possiamo andare avanti perché non ho la più pallida idea di chi sia codesto tipo,
torniamo all'altro e almeno ci facciamo qualche risata. Vediamo se becchiamo un altro youtuber che non conosciamo. Ovviamente scrivetemi voi qui sotto nei commenti chi era quel tipo. Mi dispiace per non conoscerlo, però ragazzi non posso conoscere tutti, insomma. I me contro te, andiamo avanti. Questo qui è il nostro carissimo Joker. Questa, raga, un attimo, dovrebbe essere Greta Menchi? Non lo so, mi sembra di sì. Sì, ragazzi, è lei, perché Greta ci sta, quindi... Man... Sì, è lei, era lei. Di nuovo loro, i Pantelas, eccolo qui. E questo Francesco Sole e i Fu su YouTube. Ma cosa, perché Surreal Power qui sembra un 12enne? Senza senso. Ecco fatto, Surreal Power è andato. Mette bise... Ok. Questo qui è Awed. Raga... Oh mio Dio, chi cacchio è? Sono arrivato alla conclusione che è Sniper Laila. Ok, ma mai sentite, ragazzi, mi dispiace, signorina Sniper, mi spiace, però boh. Mentre lui, Ciccio, il nostro caro Ciccio Gamer. 89 ovviamente, cioè, che prende tutte le lettere in pratica. Ma questo dovrebbe essere YouTube fa cagare, quindi come l'ha messo? Forse YouTube F e C? Vediamo. YouTube fa cacare, va bene, anche se il suo personaggio dovrebbe essere il YouTube o qualcosa del genere, credo. Questo, raga, è un po' più difficile da capire dalla foto, perché comunque ok che il filtro è molto leggero, però secondo me è Just Zoda. Esatto, raga, è lui, perché c'entrava il nome, quindi per forza di cose è lui. Yakamet! Ed infine completiamo tutta l'opera con un make up, ossia Clio make up. Ecco qua, ok, tutto corretto. Vabbè, questo dovrebbe essere Mike Shosha, cioè anche la maglietta che si vede tipo illuminati Clio. Ditemi in quanti sapevate gli youtuber che io effettivamente non sapevo, che tipo sono stati o due o tre, non lo so. Ditemi soprattutto chi è quello che proprio non siamo riusciti a scoprire, proprio non sono riuscito a scoprire. Magari voi, anzi sicuramente qualcuno di voi lo conosce, quindi scrivetemelo qui sotto nei commenti. E faccio le mie scuse perché non conosco tutta YouTube Italia, ma questo è un buon modo, è un buon metodo per conoscerla. E adesso vado a salutare alcuni tra quelli che hanno scritto correttamente l'hashtag e condiviso il video di ieri. Di conseguenza, ciao DJ JuxTM, ciao Gamer Fox 45. E infine l'ultimo estratto di oggi è Mickey Love. Quindi ciao signor Mickey Love. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, ma soprattutto iscrivetevi al canale per questo altro, ma tanto altro ancora. Visitate anche il mio profilo Instagram e il link qui sotto in descrizione. E quindi ci vediamo magari nel prossimo video. Ciao!